Anche perché vi devo raccontare un po' di cose. La prima cosa è che io lo so che oggi è un bel momento per noi, ma per noi forse non per Renzi, che si deve andare a prendere una fortuna calda senza essere legittimato. È un bel momento perché per la prima volta, come tante cose abbiamo fatto per la prima volta, abbiamo consultato i cittadini per scegliere il nostro Presidente della Repubblica, che era Rodotà, non certo Giorgio Napolitano. L'abbiamo fatto così, l'abbiamo fatto con voi cittadini. Vi voglio dire, signori, che la democrazia italiana è sotto attacco. Lo so che ve ne siete accorti tutti, ma non banalizziamo quello che vi sto dicendo. La nostra difesa è questa qui. Noi ci opponiamo così a quello che ci hanno fatto dal 29 gennaio 2014, perché la Presidente Boldrini ha deciso di applicare quella tagliola infame che neanche il peggior Presidente della Camera, Gianfranco Fini, era mai riuscito ad applicare. Mai così in basso siamo arrivati. È finita la democrazia in questo paese, ma non per colpa dei cittadini che ancora credono nelle istituzioni, perché vogliono entrare lì da persone oneste, democraticamente elette e non nominate, come ha fatto per la terza volta ancora una volta Giorgio Napolitano, che ha nominato prima Monti per volere della Goldman Sachs e dei poteri finanziari che nulla hanno a che vedere con il popolo. Napolitano noi l'abbiamo sfiduciato, l'abbiamo messo sotto accusa, il primo atto reale con le carte, articolo 90 della Costituzione. Tutti si lamentano di Napolitano, ma solo il Movimento 5 Stelle ha presentato l'impeachment, la messa in stato d'accusa, perché è lui il responsabile. Giorgio Napolitano ha rotto quello che è il filo che collega i cittadini alle istituzioni, e questa è la verità. E allora non è possibile che oggi, senza nessun merito, abbiamo una persona che viene votata da 136 suoi colleghi di partito per diventare il Presidente del Consiglio. Renzi è il primo Presidente del Consiglio su consiglio del Presidente, pensate un po'. Cioè, questo è quello che ci lasciano. Noi non ci siamo andati alle consultazioni, però io non so se qualcuno qui di voi è andato alle primarie del PD dove ha votato anche il Gabibbo. Io voglio restituirgli 2 euro, prendetevelo, perché noi non lo vogliamo questo personaggio, non è stato votato da nessuno, perché voi mi dovete spiegare oggi che cosa cambia quando cambia il nome invece di Letta si chiama Renzi. Sarà la stessa maggioranza parlamentare, gli stessi Alfano, gli stessi Giovanardi, gli stessi Gasparri, gli stessi Schifani a dargli la maggioranza parlamentare. E fatemi capire, quando noi andremo a proporre il reddito di cittadinanza, che già ci hanno bocciato, cosa faranno queste persone? Quando gli diremo di non spendere 50 miliardi per gli F-35, che cosa faranno queste persone? Quando chiederemo di votare contro i 98 miliardi di condono alle slot machine che hanno truffato il paese, cosa faranno queste persone? Che cosa voteranno? Che cosa è cambiato? Se queste persone, io me lo auguro fino in fondo, che queste persone si mettano una mano sulla coscienza, che probabilmente non hanno più, sul residuo della loro coscienza, e qualcosa cambi, perché magari voteranno diversamente, però saranno gli stessi nomi. E allora io voglio imputare in quel caso queste persone per alto tradimento ai cittadini italiani, perché mi dovete far capire, avete permesso la morte, perché tra Letta e Renzi sono passati 11 mesi, se qualcosa dovesse cambiare per un nome, avete permesso la morte delle piccole e medie imprese, avete ucciso i risparmiatori, avete massacrato la domanda interna, e c'è il 60% di disoccupazione giovanile in alcune aree d'Italia. È questa la responsabilità che vi dovete portare contro. Signori, sono 11 mesi che sono a Montecitorio e non ho mai parlato così poco di politica in vita mia, credetemi, perché in questo palazzo non si parla di politica, si parla degli affari loro, si stanno solo spartendo poltrone, perché ci consegnano un paese
ci consegnano un paese dove il ministro della giustizia chiama Ligresti per far chiama per far liberare la figlia di Ligresti, e Ligresti era il datore di lavoro del figlio del ministro della giustizia. E questo è vergognoso, come è vergognoso che Alfano, il vice premier che comunque resta tale anche con Renzi, è quello che ha permesso a un manipolo di non si sa bene chi di rapire una donna e una bambina kazake semplicemente per affari personali dovuti all'energia e ai traffici di gas col Kazakistan. È questo che ci consegna questo paese, un paese che non ha una legge seria sul conflitto di interessi, non ha una legge seria anticorruzione. Hanno cristallizzato il Parlamento al 1970, mi vergogno io per loro, per quello che hanno combinato. Io ho 28 anni e non mi posso abbassare a queste schifezze, a questi giochi che ci mettono uno contro l'altro, comunismo contro fascismo, maschi contro femmine, nord contro sud. Ma quando mai il paese è unito? Il paese è questo qua. Allora la devono smettere di prenderci in giro. Noi dobbiamo fare delle cose e le dobbiamo fare in fretta. Allora io chiedo a Giorgio Napolitano oggi, in un atto di clemenza finale, di evitare di fare la sua ennesima cazzata e di sciogliere le Camere e mandarci al voto, perché questa è l'unica soluzione che...